Mi hai chiesto un diario, amica mia, e per i tuoi peccati adesso te ne becchi uno. Un viaggio tremendo, un traffico infernale, un nervoso alle gambe che non ti dico. Finalmente siamo arrivati. Io, mio padre e un suo amico, un loro amico. E ti dico, questo posto è strano. Non male, ma strano. C'è un profumo incredibile, una quantità di rumori mai sentiti prima. C'è una specie... Steph, vieni a prenderti le valigie! Boh, non so, deve essere una specie di rana o qualcosa del genere. Che fa una cosa tipo... Oh sì. Perché l'ha fatto, eh? Perché? So già cosa mi risponderesti. La madre è tua, bambina. Ma in questo caso si sarei costretta a correggerti. La madre era mia. C'è qualcosa che... Vieni con noi. Cosa? Con me e Steph in Toscana, in Versilia. Ho preso una villa in affitto per tutto il mese. Ma cosa... Era il sogno di Nan, passare un'estate insieme in pineta. Nei paraggi vivevano un paio dei suoi poeti preferiti di quando era ragazzo. Le sue radici, diceva sempre. Sì, vabbè, ma perché proprio adesso? Ha insistito per anni, quando ancora aveva voglia di insistere su qualcosa. Ma io non potevo mai... Ma lo desiderava così tanto che adesso voglio farlo per lei, come se lei fosse ancora qui con noi, come i vecchi tempi. I vecchi tempi, ricordi? Lascia perdere, era solo... D'accordo, vengo. Lezione numero uno. Mai andare in vacanza con un batterista di professione. Mettiamoci d'accordo, dove stai andando? Bagno. Cucina. Impegniamoci e ce la faremo. A far cosa? A non pestarci i piedi. Non volevo pestarteli. Bene. Ma tu dovresti stare più attento. In che senso? I miei piedi sono molto più delicati dei tuoi. D'accordo. Piedi dolci. Qualche immagine quotidiana, tanto per fare un po' di ambiente. Mio padre, ma lui già lo conosci. Papà, di ciao a Silvia. Ciao Silvia. Gli hai strappato un sorriso, sì, complimenti. Un giorno dovrai dirmi come hai fatto. E questo è il nostro batterista, che sembra aver deciso di riscoprire anche lui le sue radici. Che al momento definirei tribali. Steph, lascia stare, che non è roba nostra. Dai, papà.
Questo? Mangia dischi. Mangia che? Dischi. 45 giri. Vinile. Fai vedere. Lascia perdere, non capiresti. Perché sono scema? Scema no. Giovane. Allora, mi metto qui. Ok, d'accordo. Così va bene. Guardo lì o guardo te? Cosa devo dire? Ah, della mamma. Vabbè, la mamma era... era come se... La mamma? Ci eravamo conosciuti da studenti all'università. E già da allora, come quelle persone che tu lo capisci da lontano, che sono un po' diverse. Ecco, come se la sua ombra, come se la portasse dentro. Insomma, era... loro facevano musica insieme. E volevano anche fare un disco insieme. Si sono trovati in sala di incisione. Al terzo accordo di pianoforte, la mamma... Ma, tac, ha preso la porta e se n'è andata via. Sempre insieme, noi tre. Beh, speciale. Lei era così. Ogni tanto tu me la ricordi. Ogni tanto no. Erano molto uniti, erano... Fra loro c'era un legame particolare, qualcosa... Qualcosa? Beh, è complicato. Ma cosa è complicato? Cosa? È bello vedere che andate d'accordo. Lei sarebbe stata contenta molto. Però devi fare attenzione. Perché lui... Lui? È un musicista. E per un musicista la musica è la cosa più... Non vedono. Lo era anche la mamma. Sì. Lo era anche la mamma. Rossi. Blu. Vietato rullare. Sei tu che rulli sempre. Cosa vuol dire musicista? Lo sai benissimo. Steph ha appena perso sua madre. Sta attraversando un periodo difficile. Non hai visto come ti sei affezionata? In questo momento sei tu il suo salvagente. Non è altro che quello aggrapparsi. E io che cosa sono? Va bene. Una bambina, una madre suicida, due padri. Non è una bambina. E io non sono un padre. Salute, cin, cin. Guarda, sono gli occhi tutti quanti. Allora, sì, grazie. Salute. Go, salute. Ma senti, come facciamo la gita? Ma se ne parla neanche. La battuta già. Davvero? Purtroppo sì. Abbastanza bene. In questo momento, certo, sto così. Ho dovuto lasciarli momentaneamente, se ne sta occupando il mio chef croato. Steph! Oh,
sul bello i titolari estivi. Ti fregano sempre. Cosa? Vipera. Cosa? No. Non fare. Non fare cosa? Dio, ti ho morso. Oddio. Sai cosa sì, facciamo? Sì, non abbiamo l'antidoto. L'antichè? L'antidoto. Oddio. Steph. Mamma, ti prego, Steph. Non farlo morire. Cosa stai facendo? Sei pazzo. Ora devi succhiare, sputare, non mandare giù. Hai capito? Ok. Steph, piccola. Mi avevi chiesto un diario, amica mia, ma temo proprio che questo non te lo darò. So già cosa mi risponderesti. La vita è la tua, bambina. Ma in questo caso non ti correggerei. La vita è la mia. Ultimamente sembra che abbia più curve di un sentiero in pineta. Ma lasciatelo dire da una che in pineta c'è stata. Nel rettilineo non c'è gusto. Close your eyes, make me close mine too. Let me get close to you, cause the instincts rise. You're the summer of content in this little forest where the lights get wet like a hand of the sea. Soft as like light, so close your eyes. Oh, better yet, don't close them. Just let me close them to you. Lord, I